Se ridere? Che bello, hai dato il via? Sì, via. Ah, sì, bene. Mi chiamo Vincenzo Fusco. Forse sono uno dei più anziani qui dentro, penso di sì. Forse sono il secondo. E cosa faccio? Sono pensionato da poco, facevo l'architetto, anzi lo faccio tuttora, a tempo perso. E perché sono qui nella Caritas? E questa è una domanda che mi sono posto anch'io, perché in effetti è il secondo corso che ho fatto, perché molti anni fa ne abbiamo fatto un altro, e se devo dire la sincera verità, è stato per caso, perché un giorno all'ingresso del palazzo dove si svolgeva il corso, ho incontrato un amico, perché ero indeciso se andare o non andare. Incontrando questo amico che veniva al corso, che poi non c'è più venuto per le sue ragioni, mi sono ritrovato a partecipare. Quindi secondo me è stato un momento casuale, esattamente, forse non del... Ecco, sul caso bisognerebbe ragionarci meglio, se è veramente un caso con la lettera, con la C maiuscola o la C minuscola. Io amo pensare che sia il caso con la C maiuscola, che qualcosa mi ha spinto a partecipare, perché in me c'era una volontà di dare una mano, di dare una mano alla parrocchia. Chi è di Pergola conosce la mia storia personale, quindi sa che, diciamo, mi sono riconvertito molto tardi. Per cui mi era venuto un desiderio profondo di dare una mano alla parrocchia, perché io penso che sia un istituto che debba riprendere, secondo me, una sua funzione storica all'interno della società. Adesso vedo che si è un po' ritirato in se stesso, forse a causa della crisi della religiosità nella nostra società occidentale. E siccome io penso che invece possa e debba avere un ruolo importante nella società, non tanto nella cura delle anime, diciamo, dei fedeli, di quei pochi o tanti che sono che partecipano alle funzioni religiose, ma abbia un ruolo fondamentale nella società pergolese. Io sono dell'idea che essere cristiani sia una questione di stile. Proprio come i grandi sarti, i grandi atelier di cui l'Italia è tanto orgogliosa. Quando si riconosce lo stile di un grande sarto, esattamente noi dobbiamo far riconoscere all'esterno, nella società, lo stile del cristiano. Ci dobbiamo far riconoscere per quello che facciamo, come all'inizio della storia del cristianesimo. I cristiani erano riconosciuti perché aiutavano i malati, andavano a visitare i reclusi, aiutavano gli anziani, aiutavano le vedove e gli orfani, ed erano famosi proprio per questo. Ecco, io spero di continuare nel mio piccolo a dare questo contributo, sia all'interno della Caritas, e quindi spero che si riorganizzi in qualche modo per dare maggior impulso, perché adesso noi facciamo delle cose, ma secondo me siamo in grado, visto che siamo un numero, e potrebbe anche essere aumentato questo numero, essere in grado di fornire altri, diciamo, servizi e affrontando i problemi, altri problemi, che non sono solamente i pacchi alimentari e le bollette per tutti, a chi ha bisogno anche in denaro. Ecco,
noi dobbiamo forse andare un momentino oltre. Poi soprattutto il nostro scopo è anche quello di animare il senso della carità all'interno della comunità cristiana di Pergola. Ecco, forse lì siamo stati un po' carenti. Ecco, noi nel prossimo periodo ci dobbiamo sforzare in questo senso. Far capire a tutti i cristiani che sono iscritti automaticamente in quanto cristiani alla Caritas, per cui anche loro si devono interessare in qualche modo dei problemi non solo dei cristiani, ma di tutta la popolazione del territorio. Basta così. Grazie e buonasera.